l'artista Alessia Caveglia, una giovane artista però adesso già diventata affermata big. L'anno scorso ha avuto il premio Giovanissimi Nuove Promesse e quest'anno ha avuto un miglioramento, un salto avanti. Questa ragazza analizza proprio tutte le cose con la puntigliezza, con come possiamo dire, gli americani l'hanno specificato con un nome particolare che si chiama iperrealismo. Lei passa attraverso la realtà e va proprio nel corpo, nei dettagli, nella spiritualità del personaggio e degli animali, di tutto quello che ti sta intorno. Non so perché sei amante degli animali, quindi sei una donna buona. E quindi allora Alessia Caveglia, anni di esercizio non sono di per sé sufficienti per acquisire la tecnica meticolosa della pittrice Alessia Caveglia, occorre un talento personale ed uno studiare, uno studium nel significato latino di cura, menzionata nel 2016 per una ricchezza cromatica che aveva sorpreso gli spettatori, ottenuta attraverso l'uso sapiente di tutta la gamma delle matite colorate e premiata tra le giovani promesse nel 2017 per l'abilità di ritrovare volti, animali e soggetti di fantasia. L'artista Putina d'origine belga ha raggiunto un livello di maturazione e la rende protagonista anche nella 20ª edizione Premio Magna Grecia. La sua cifra stilistica non è più riconducibile soltanto alla dimensione paolistica delle vivide illustrazioni dell'inizio del Novecento, ma si è evoluta lungo quella direttrice della pop art statunitense, denominata nel 1973 iperrealismo. Iperrealistica e infatti la straordinaria cura del dettaglio che scaturisce da una appassionata perfezione piuttosto che da una passione perfezionistica alla Bekanden e che conferisce alle opere una resa grafica eccellente. In altri termini, i suoi dipinti sono tecnicamente perfetti, ma non per questo rimangono asettici e freddi, emanano al contrario un calore vitale, inoltre un sofisticato gioco di luce ed ombre che conferisce a ciascuna opera quella specifica tipicità in fotografia definiremo scatto d'autore.